Ho già fatto una tale collezione di querele nella mia vita che vorrei non prenderne ancora stasera. Ci siamo dimenticati due o tre pezzi nel libro, ve ne accenno sempre per dire che il libro va letto, ma ovviamente non riesce a dare il quadro complessivo. Un pezzo che ci siamo dimenticati per colpa mia, perché ho sottovalutato la questione, è quello delle cooperative rosse. Le cooperative rosse nel Consorzio Venezia Nuova contavano pochissimo, un gruppo contava per il 7% e l'altro per il 4%, quindi miserie rispetto alla Mantovani che contava per il 43%, per capirci. Allora, quando è saltato fuori lo scandalo, alla fine ci siamo fermati a ridere sul fatto che le cooperative rosse andassero a pietire dei lavori. E non ho capito sul serio come funzionava il meccanismo. Loro erano i primi a non aver capito. Andare a pietire dei lavori al Consorzio Venezia Nuova, non contando sostanzialmente nulla, non aveva senso se noi li consideriamo per il peso effettivo che hanno. Ma ognuno di questi due gruppi, uno è la CCC e l'altra è la Coveco, faceva riferimento a livello nazionale, uno ad Alema e l'altro a Bersani. Perché sono importanti questi due gruppi di cooperative? Sono importanti perché in realtà dimostrano che il sistema MOSE è il sistema che viene applicato in tutti gli appalti e l'inventore di questo sistema è Pier Giorgio Baita, cioè dentro un appalto ci devono essere tutti, cooperative bianche, rosse, aziende locali, aziende regionali e aziende nazionali. Nessuno deve restare escluso perché nessuno deve parlare. Tant'è vero che il sistema è andato avanti per 10 anni nel caso del MOSE, e una delle domande alle quali ognuno di noi dovrebbe rispondere è perché scoppia nel 2014 e non scoppia nel 2013, 12, 11, 10, 9, 8. Dobbiamo farci delle domande su questo sistema, perché non è il sistema del Veneto, non è il sistema MOSE, è il sistema che funziona in Italia. E cioè la campagna elettorale contro Zaia del Partito Democratico non è stata fatta sul MOSE, semplicemente per chi era dentro nella merda fin oltre i capelli era il PD, esattamente come Forza Italia ed esattamente come la Lega. Allora non potevano fare campagna elettorale contro, perché Zaia avrebbe alzato la mano e avrebbe detto: scusate, ma Gian Piero Marchese è iscritto da me, della Lega, o è iscritto al PD? Questo è il problema. Allora, il meccanismo MOSE, dico che va studiato all'università perché è allucinante per certi versi e però è la fotografia perfetta di questo paese, perché poi il meccanismo MOSE si applica in regione esattamente con i partiti, per cui nessuno controlla che cosa succede negli ospedali perché tutti i partiti hanno nominato i loro primari, perché tutti hanno l'impresa di pulizie che fa certe cose, perché tutti hanno lo strumentista in sala operatoria che fa riferimento al partito e così via. Questo è il sistema MOSE. E sul serio dico che il nostro punto di vista deve essere quello di chi pensa che le aziende sono riuscite a comprarsi il consenso. Lasciate perdere la politica, che è un nel gioco degli specchi, è quello che ci porta fuori posizione, cioè che non ci permette di capire quello che succede. Le aziende controllano molto di più della politica, sono le aziende che hanno forza sufficiente per decidere che opere si fanno e come si fanno. E purtroppo hanno anche il potere di decidere quanto costano. Noi non abbiamo più nessuno che controlli tutto questo. Ecco perché dico che il meccanismo non è stato rotto e dico per fortuna che siete tutti giovani, i comitati, fate in tempo a fare la battaglia contro il sistema di manutenzione del MOSE. Occhio che adesso arriva il guaio vero. Perché Pier Giorgio Baita dice: avevamo due possibilità, o costruire una macchina che costava poco e però sarebbe costata molto di manutenzione, oppure potevamo costruire una macchina che costava tanto adesso e che costava poco di manutenzione.
abbiamo costruito una macchina che è costata tantissimo costruirla e che costerà tantissimo di manutenzione, perché adesso viene il bello, e cioè come funzionano queste robe, quante volte si chiudono, quanto costa aprirle e chiudere, chi decide e qual è il software che mettono in campo. Anche in questo caso ricito Baita per l'ennesima volta, perché per me è illuminante succede cose. Dice: io a suo tempo avevo proposto a Mazzacurati, facciamo un unico appalto, costruzione e manutenzione, perché altrimenti il manutentore che arriva dopo la costruzione dice: no scusa, guarda che le lampadine al neon, per carità, io faccio manutenzione anche di lampadine al neon, però la manutenzione ti costa il quadruplo, se usavi le lampadine al led avresti risparmiato. Guarda che le cerniere elettrosaldate, io mica niente contro le cerniere elettrosaldate, certo che se le facevi fuse sarebbe costato un quarto, e andrà esattamente così. E questo ti dico, Tommaso, qua il problema vero è, da adesso in avanti, andare a vedere tutti i singoli appalti sulla manutenzione, perché nessuno è in grado di dire quanto costerà. Io ho sentito le cifre più incredibili e non ho un'opinione in merito. Cioè si va da un minimo di 10 milioni di euro all'anno a un massimo di 50 milioni di euro all'anno. Punto primo, non si sa chi li paga, cioè non c'è scritto da nessuna parte, per cui può anche essere che nessuno li paghi. Punto secondo, capisci che tra 10 milioni di euro e 50 milioni di euro, cioè la differenza di 40 milioni all'anno non è cosa di poco conto. Allora, siccome casualmente il Consorzio Venezia Nuova è governato esattamente dagli stessi che c'erano prima, perché il direttore è quello che c'era con Mazzacurati, e prima che venissero nominati i commissari ovviamente c'era Fabris, il sottosegretario, il quale nelle intercettazioni parla con Mazzacurati e dice: ti dispiace se mettiamo come magistrato alle acque un tuo carissimo amico? Questi sono quelli che hanno governato il MOSE fino ad oggi. Allora inizia da questo momento la partita più interessante e secondo me più complicata sul MOSE, e cioè andare a vedere il software. Abbiamo l'hardware, abbiamo sti paratoi, sti pezzi di acciaio che si aprono e si chiudono, si spera. Andiamo a vedere con quali meccanismi vengono chiusi, e cioè chi manovra il computer e quanto ci costa questo computer che apre e chiude. Ripeto la cosa che ho detto all'inizio, a costo di essere noioso, anzi sicuramente essendo noioso: guardate che averli messi in galera non significa nulla, non abbiamo rotto il meccanismo, e rompere il meccanismo in questo momento è la cosa principale, cioè trovare il modo dal punto di vista giudiziario e soprattutto dal punto di vista sociale di dire una cosa del genere non è più fattibile. Invece ad oggi dobbiamo dire che le leggi, l'aggio del 12% c'è ancora, questi hanno tutto l'interesse a tirarla avanti, hanno già detto non si chiude nel 2015, neanche nel 2016, nemmeno nel 2017, lo inauguriamo nel 2018. Vogliamo fare una scommessa che nel 2018 non è pronto?